Allora, questo 2-0 vi riporta lì vicinissimi ai playoff. Ora bisogna crederci. Non so qual è il clima, ora parleremo anche del clima societario, ma innanzitutto a livello del risultato calcistico, perché dopo la sconfitta della settimana scorsa chiaramente c'è stato un poco di trambusto all'interno sia della squadra chiaramente che nella società. Vediamo. No, se... allora, il trambusto innanzitutto vorrei chiarire, non è un trambusto legato alla sconfitta che la Valmese ha avuto a Bocale, non c'entra assolutamente nulla. Se durante alcuni incontri nostri interni poi si è divenuto a delle decisioni più di ordine organizzativo per mettere più tranquillità, è una sensazione sicuramente più positiva per il proseguo del campionato, anche perché, ripeto, i ragazzi è vero che hanno perso a Bocale, ma non hanno assolutamente demeritato. Oggi il risultato di oggi lo dimostra, perché sono scesi in campo determinati e sicuramente con la voglia di vincere, a cospetto di un San Biagio che all'andata ha vinto e sappiamo anche come ha vinto, quindi la dice lunga anche su quelle che sono state gli stati determinazioni di oggi. La cosa positiva di oggi è che la partita si è conclusa nel migliore dei modi, le due tifoserie fuori da quelli che sono i canoni normali di un tifo corretto, non ci sono stati tafferugli, un'ottima presenza di forze dell'ordine. In questo caso ritengo che oggi sia stata una giornata dove lo sport ha trionfato, e meglio pure che ha trionfato anche la Valmese, al di là del fatto che ci troviamo sia a un punto dei playoff, ma noi il nostro obiettivo l'abbiamo già raggiunto da qualche settimana, continueremo a giocare fino all'ultimo con la stessa voglia e con la stessa determinazione, quello che arriverà lo prenderemo. Bene, Presidente, di questa notizia che è trapelata riguardo, e che lei in parte ora già ci ha confermato, di un reset a livello societario, ci può dire qualcosa in più? Com'è la situazione? Cosa ha in mente la società che lei rappresenta? E penso che la decisione sia arrivata soprattutto da lei, no? Assolutamente, la decisione è arrivata soprattutto da me, ma è stata una decisione che puntava esclusivamente ad andare a suscitare un po' gli animi della dirigenza, anche perché non è bello parlare di società calcistica quando formalmente è di fatto l'unica persona che deve proprio occuparsi della tenuta dell'attività è soltanto il presidente. Questa è stata soltanto la mia, diciamo, amarezza nei confronti della società, che, ripeto, nessun addebito a nessun dirigente, così splendido, ragazzi che si impegnano sicuramente con volontà, ma alla fine bisogna anche capire che se vogliamo continuare a dare sostegno ad una squadra che comunque deve ancora dare molto per poter portare palme nei gironi calcistici che merita, ritengo che ci debba essere un impegno da parte di tutti, non soltanto da una persona. Come lei ben sa, noi abbiamo sempre sostenuto, ed io ho sempre sostenuto, che è la squadra che vince, non il singolo. Ecco perché quell'affermazione mia di dire verificheremo anche a fine campionato se io rimarrò alla guida della Valmese o andrò addirittura a cedere la squadra a qualcuno o a consegnare direttamente al comune. Queste sono state, diciamo, le provocazioni che io ho voluto assolutamente mettere per cercare di capire chi è all'altezza di poter prendere impegno e di continuare nel progetto quinquennale, o chi ha voglia invece di fare altri. Quindi a questo punto la porta è sicuramente aperta per poter dare spazio ad altri che magari volevano avvicinarsi e non sono avvicinati. Quindi c'è una cosa che rientra per intero, voglio dire. Non è che rientra per intero. Io oggi ho detto ai ragazzi, ai miei colleghi della dirigenza, che ognuno, per il ruolo che ha avuto durante l'arco dell'anno, deve continuare a portarlo avanti fino al 30 di aprile. Il 30 di aprile è tutto azzerato. La figura che rimane in piedi in questo momento è quella del presidente, perché ritengo di dover mantenere gli impegni che la società ha preso. Poi a fine campionato si deciderà cosa fare. Quindi confermato tutto, e anche questo aspetto che lei potrebbe lasciare a questo punto. Guarda, ti dico la verità, il fatto che è circolata la voce che io lascio la squadra o che addirittura la vado a consegnare al sindaco, perdonami, noi ci siamo sentiti in modo forse riservato per altri motivi, e io ho dato quasi conferma o quantomeno ho dato della allusione positiva a questa voce che circolava. Ti posso garantire che non l'ho mai detto, non ho mai detto consegnare la squadra al comune. Io andrò avanti, i 5 anni sono ancora ben lontani, dei 5 anni ne sono passati soltanto 2, un primo traguardo l'abbiamo raggiunto, quest'anno male che vada sicuramente siamo alla soglia dei playoff, quindi nessuno ci può dubitare nulla se non i tanti errori che come esseri umani si possono commettere, ma è normale che io ci sarò ancora il prossimo anno. Sì,
Potrebbero cambiare i collaboratori a questo punto. Non è che potrebbero cambiare i collaboratori, la Palmese dovrà diventare una società, non ci può essere un monarca che porta avanti la squadra sulla base di quelle che possono essere i suoi voleri. Il monarca sarei io in questo caso, ma siccome non mi sono mai sentito tale, io preferisco lavorare con una squadra che mi collabora e che soprattutto si assuma le responsabilità che all'inizio campionato ognuno si deve prendere. Abbiamo messo i puntini sulle i in pratica, ecco. Assolutamente sì, era doveroso, penso. Giusto. Vincenzo. Presidente, buonasera. Torniamo a parlare di calcio. Di calcio perché in questo momento penso che lei, non le voglio dare un consiglio, però forse è più opportuno per la Palmese, che è una squadra gloriosa, con 17 campionati e campionato d'eccellenza, ai vertici proprio in questo campionato, è opportuno che se la giochi questa chance. Delle squadre che sono in lotta per i play-off, tra cui c'è la sua Palmese, ve la giocate tutta tra di voi, perché nel senso che giocherete contro l'unica delle squadre che gioca per i playoff che non avrà scontri diretti. Andrete ad Acri e poi giocherete in casa contro l'Isola Capo Rizzuto. Non mi dica che sono partite sempre facili, lo capisco, però non avrete scontri diretti. No, ma io non è che metto in dubbio la possibilità che la Palmese possa raggiungere i playoff. Noi continueremo, ripeto, nelle prossime due domeniche a scendere in campo con la voglia di vincere. Anche a Bocale noi eravamo andati con l'intento di vincere, eppure abbiamo perso, ma abbiamo perso sicuramente sul campo, non abbiamo inteso dare preoccupazione o fare allusioni diverse, è quello che faremo noi. Certo, noi diciamo che sempre il pallone è rotondo, quindi qualunque partita può avere un esito negativo o positivo. Speriamo che la stessa idea del calcio che alla Palmese ce l'abbiano anche le altre società, e quindi tutto è possibile, è inutile prenderci in giro. Noi andremo sicuramente a giocarci queste due ultime partite con la voglia di portare a casa il massimo dei risultati. Se il massimo dei risultati potrà significare playoff, la Palmese andrà a rappresentare, credo e spero in modo dignitoso, i colori della Calabria, perché a quel punto è normale che ci giocheremo la chance di vincere. Non è che vogliamo arrivare ai playoff soltanto per dare un risultato di arrivo. I playoff per noi significa andare a giocarci le due partite come abbiamo fatto lo scorso anno in soluzione. Quanto vede nell'attuale juniores, quanto futuro della Palmese vede nell'attuale juniores? Io penso che la cosa, il risultato più importante che abbia conseguito la Palmese in questi due anni. Siamo partiti con una struttura giovanile inesistente, non c'era nessuno, non si facevano, mi pare, nemmeno bene i campionati di categoria. Noi abbiamo creduto molto sui ragazzi, abbiamo una juniores che è riuscita a superare anche il secondo turno, ci andiamo a giocare queste semifinali che ci porteranno alla finale regionale che attendiamo vincere. Qui mi posso sbilanciare, la nostra juniores punta a vincere il campionato regionale di categoria. Questo significa per noi stare più tranquilli per i prossimi anni, perché sicuramente non dobbiamo andare più a pescare in giro per il meridione per portare una squadra dignitosa nella città di Palma, e potremo sicuramente attingere a quelli che sono i nostri giovani che stanno crescendo dignitosamente alla guida di Mista Giannello. Vincenzo. No, ha ragione, Presidente Carbone ha sempre portato avanti questa sua tesi ed è giusto così. Vincere un titolo regionale con le juniores fa onore a questa squadra e al Presidente Carbone sicuramente. Poi sul discorso degli juniores ci sarebbe da fare qualcosa, che penso che poi il Presidente lo affronterà a fine campionato come ha promesso, come tutte le altre cose. Assolutamente sì. E poi diciamocelo pure, per scongiurare eventuali gufi che magari stanno guardando alla Palmese con occhi malefici, anche la vittoria del campionato regionale, se dovesse un attimino guardarci meglio un po' la dea bendata, se la Palmese dovesse riuscire ad andare ai playoff e magari anche riuscire a vincere nella fase regionale, è normale che noi presenteremo come società seria una domanda di ripescaggio, e non si sa mai, visto la riforma che ci sono in atto, visto le crisi che ci sono all'interno delle società calcistiche, potrà darsi che finalmente, dopo un anno dove ritengo la fortuna non ci abbia nemmeno degnato di uno sguardo, potrebbe farlo. Sicuramente la Palmese lo merita, sia come storia e soprattutto per l'esperienza che dimostra, ma anche per la serietà con la quale si vuole portare avanti il calcio a Palma. Bene, grazie. Presidente, lei ha capito bene la mia provocazione. Lei è sempre gentile e bravo. Grazie Presidente per l'intervento, buona serata, alla prossima. Arrivederci.